Buongiorno a tutti, oggi lunedì 1 novembre, buona festa dei santi a tutti. Questa mattina sto un pochino meglio, domani devo ricominciare a lavorare, andrò in ufficio, provo a fare il porridge con i miei fiocchi di avena e sopra voglio mettere questa polpa di prugna. Vediamo un pochino come viene. Allora, io metto 200 ml di latte vegetale, quello alla mandorla l'ho preso, e metto circa 3 cucchiai e mezzo di fiocchi di avena. Lo faccio scaldare in un pentolino, quando sarà denso al punto giusto lo trasferisco nella mia ciotolina del porridge e poi sopra vado a metterci la mia polpa di prugna. Allora, se devo darvi un parere sincero su questo porridge, vi dico che lo preferisco con le noci e lo sciroppo d'acero, perché sia la frutta che questa cremina di prugne rimangono un po' acidine e quindi fa un po' troppo contrasto rispetto al dolce del porridge. Allora, dopo la colazione sono venuta su perché mi devo assolutamente fare la doccia. Intanto fuori c'è un tempo che fa veramente pena. Grigio, tempo da andare a funghi, c'è un po' di vento, una pioggerellina proprio triste, uggiosa, è una di quelle classiche giornate belle grigie, autunnali, quelle che ti fa proprio piacere svegliarti e alzarti dal letto, ecco. Anche oggi vado a fare la maschera, questa qui di pomelo, la Vanilla Boost, che la trovo veramente ottima, tra l'altro sta quasi finendo, ne avevo due, sembravano interminabili, adesso invece che sta finendo mi spiace quasi. E trovo che da quando decoloro i capelli stanno diventando tipo paglietta. E ho sempre bisogno sia della maschera che del balsamo post shampoo. Non so se anche voi avete il mio stesso problema, che prima assolutamente non avevo, ma da quando decoloro i capelli, li ho fatti più chiari, sono proprio secchi, 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 secchi. Quindi vado a fare la maschera e poi utilizzerò lo shampoo, quello che avevo preso alla Coop. Aspettate che ve lo faccio vedere. Questo qui, l'avevo preso alla Coop e l'avevo pagato
boh, credo 80 centesimi, non di più. E, mi piace perché mi lascia la cute bella pulita e non mi lascia i capelli appesantiti. E, comunque, anche se sono un pelo secchi, utilizzando poi il balsamo, diciamo che questo qui è veramente ottimo. Lo alterno sempre all'Head & Shoulder perché io ho purtroppo la cute veramente super secca che si squama e quindi ogni tanto utilizzo anche l'altro per andare a riequilibrare un pochino. Anche perché, come dico sempre, secondo me la pelle dopo un po' si abitua ai prodotti che utilizziamo sempre, quindi è sempre meglio variare un pochino quando si può. E quindi vado a utilizzare questo. Allora, oggi, siccome devo dare una bella pulita alla cucina, voglio utilizzare questo metodo che ho visto da altre mie colleghe youtuber e anche su Instagram. Si utilizza una bacinella piena di acqua calda in cui vado a mettere mezzo tappino di detersivo per i pavimenti. Io utilizzo questo qui della Ajax, adesso ve lo faccio vedere. Alla mandorla, un profumo fantastico. Questo l'ho preso da Top Store Caldarelli. E poi con la spugna vado a pulire per bene tutti i mobili, tutte le ante della cucina e vi assicuro che il risultato è super. Guardate. Come avete visto, ho utilizzato una piccola bacinella con dell'acqua calda dove ho messo mezzo tappino di detergente per i pavimenti. Allora, i mobili sono venuti veramente molto bene, in più c'era un profumo pazzesco di mandorla. Non avevo mai provato questo metodo per pulire la cucina, ma in generale per pulire i mobili, ma devo dire che sono rimasta veramente soddisfatta. Ottimo. Per le parti invece che ho in quarzo, quindi laterali e il piano della cucina, ho utilizzato lo SMAC, questo detergente specifico per le superfici moderne, quindi l'uchite, il quarzo, il cristallo, marmo, insomma,
è veramente un prodotto super. Terminato di pulire la cucina, passo ai pavimenti, dopodiché oggi finalmente vado a rimettere il mio tappeto per la cucina perché d'estate lo tolgo, visto che mi porta comunque un sacco di formiche, perché se anche solo cade una briciola sul tappeto rimane lì, si riempie di formiche e quindi d'estate non lo posso tenere, ma d'inverno appena posso lo rimetto subito in cucina perché mi piace veramente tantissimo. Se siete interessati a questo tipo di tappeto, vi lascio in descrizione il link dove potete trovarlo. Allora, mentre ero in fase pulizia mi è arrivato un pacchettino da Amazon che consegna anche il 1° novembre, parliamone. Vi faccio vedere che cosa mi è arrivato. Se vi ricordate, in uno degli scorsi video vi avevo detto che volevo prendermi uno sciarpone di quelli belli grossi e l'ho preso su Amazon, mi è arrivato adesso. L'ho preso nei toni del nero, grigio, bianco perché mi sono presa un piumino, quello corto, che mi deve arrivare, poi ve lo farò vedere, che è nero e quindi doveva starci un po' bene anche lo sciarpone. Allora, il materiale è 70% acrilico e 30% poliestere. Devo stare attenta a come lo lavo perché non vorrei farlo rimpicciolire, rovinare. È molto morbido, devo dirvi, molto molto morbido, sembra in cashmere sinceramente, molto bello, mi piace. Adesso ve lo faccio vedere anche indossato, eh. Spero che si veda perché c'è davvero pochissima luce oggi, il tempo è una schifezza, piove ed è veramente scuro. Allora, vi faccio vedere bene questo sciarpone che è enorme, gigantesco. Allora lo piegherò a metà e poi pensavo di metterlo tipo, aspettate, che non sono molto brava con le sciarpe, ma pensavo di metterlo un po' così, in modo che, vedete, spero che si veda qualcosa. Aspettate che ho fatto, ok, in modo proprio che sia bello morbido. E poi con la giacca sotto dovrebbe tenere bello calduccio. È morbidissimo, veramente super super morbido, mi piace veramente tanto. E poi ho preso su Zalando un piumino corto col cappuccio nero di Only, che è la marca che utilizzo io spesso per i vestiti. Dovrebbe arrivarmi mercoledì, intanto sottostarnutiscono. Dovrebbe arrivarmi mercoledì e poi ve lo faccio vedere perché se è come risultava sul sito di Zalando, è veramente molto molto carino. L'ho preso perché bene o male di Only prendo sempre un sacco di cose e so già che taglia mi sta e quindi sono andata sul sicuro. È un piumino classico con la cerniera, quindi niente di trascendentale, non è che mi arriverà un mammut. Quindi sono andata abbastanza sul sicuro, altrimenti non l'avrei preso. E con questa super sciarpa sarà veramente bellissimo. Sono troppo contenta. Adesso vedo se ce ne sono anche in altri colori perché è veramente molto bella, è molto morbida. Ottimo acquisto. Adesso vado a, non so se metterla a lavare. Io non sono una di quelle che compra vestiti nuovi e li deve assolutamente lavare perché sennò non li mette. No, in genere sì, lo faccio, non sempre. In questo caso non so neanche se metterla a lavare, anche perché ho talmente tanta paura di rovinarla che
Penso che la metterò direttamente così. Molto molto bella. Ottimo acquisto. Vado a posarla e noi ci aggiorniamo tra un attimo. Mentre io vado a ritirare tutti gli strofinacci che ho messo a lavare e sono asciutti, li vado a ritirare nei rispettivi cassetti. C'è Daniele che sta preparando la pasta frolla per fare la crostata, visto che ieri non siamo riusciti tanto a festeggiare perché non ero ancora in forma. Facciamo la crostata di Halloween. Quindi lui ha già messo tutti gli ingredienti nella planetaria, adesso finisce di tagliare il burro, lo aggiunge, poi la facciamo partire. E facciamo la nostra crostata di mirtilli un po' particolare. Scoprirete dopo perché. Buongiorno a tutti, siamo al giorno dopo. Ieri sera poi la crostata non siamo più riusciti a farla perché è diventato tardissimo e quindi abbiamo rimandato a stasera. Io adesso sono in pausa pranzo, sono venuta alla Coop a comprare due cosine che mi mancavano a casa, tipo la carta igienica, e non potevo assolutamente non venire a prenderla. E vi faccio vedere il mio pranzo di oggi perché è veramente super. Mi sono presa questi tramezzini con dentro il salame, stracchino e olive. Non sono per niente male, tra tutti quelli di questo tipo qua, questi qui sono quelli che mi piacciono di più. E li mangerò in macchina perché sono già le 2 meno un quarto e ho tipo 10 minuti di strada e quindi devo ottimizzare un attimo. Adesso si torna in ufficio e noi ci vediamo tra pochissimo per voi, per me. Deve passare tutto il pomeriggio, purtroppo ancora. E ci rivediamo a casa, così facciamo insieme la crostata che abbiamo iniziato ieri. A dopo. Allora, sono appena arrivata a casa. Adesso vado a preparare subito la cena perché sono le 6:30, così mi porto avanti. Poi devo farmi la doccia perché ho preso la pioggia. Lasciamo perdere. E stasera per cena preparo la salsiccia con i funghi. Adesso vi faccio vedere come la cucino. Per Ale ho già messo su il pentolino lì che sta bollendo con dentro le pannocchie, così intanto si cuociono. E per Dani invece farò degli spaghetti in bianco perché non è tanto in forma, quindi mi ha chiesto la pasta in bianco e farò quella. E andiamo a fare insieme la salsiccia con i funghi. Allora, vado a prendere una padella, ci metto uno spicchio d'aglio in camicia e dell'olio extravergine, non troppo perché la salsiccia rilascerà già di per sé un sacco di grasso.
accendo e vado a far rosolare un pochino l'aglio. Una volta che l'aglio è rosolato, vado ad aggiungere la salsiccia. Una volta che la salsiccia sarà bella rosolata, vado ad aggiungere questo misto di funghi. Ed ecco qua, allora quasi cotto, vado a togliere l'aglio perché tanto finisce sempre nel piatto di Claudio tutte le volte, quindi faccio che toglierlo così mi levo il pensiero, anche la buccia, e aspetto ancora 5-10 minuti e poi direi che è pronto. Tempo che, aspettate, ok, ho appoggiato l'aglio nel portamestoli. E dicevo, tempo che si cuoce ancora un pochino la salsiccetta e si asciughi un po' il sughetto ed è pronta. Qui ci sono le pannocchie, anche queste sono pronte. E adesso vado a buttare gli spaghetti per Dani. Abbiamo provato a fare la crostata, dico bene? Ma non capisco come mai quando vado a stendere l'impasto mi si sgretola, cioè come si... vedete ci così. Sono le briciole. Mai successa questa cosa in vita mia, e ne ho fatte di crostate, ma non riesco a capire come mai. Lo impasto, lo faccio tutto a pallina, tipo questo qui, una volta che lo vado a stendere poi dopo quando lo tiro su si sgretola in questo modo e non riesco assolutamente a metterlo dentro la teglia. Quindi ora io, siccome non lo voglio buttare perché mi sembra uno spreco, lo vado a fare di nuovo a pallina, lo metto di nuovo nella velina e lo rimetto in frigo. Intanto aspetto i vostri commenti, datemi qualche consiglio, se ho sbagliato qualcosa non lo so. Vi metto qui gli ingredienti che ho utilizzato, il procedimento, così mi dite cosa ne pensate e basta, io lo tengo in frigo in attesa dei vostri commenti e poi se possibile andrò a rifare la crostata, altrimenti vediamo un attimo. Cosa dite voi? Speriamo che si possa rifare. Speriamo. Speriamo di non buttare l'impasto perché mi dispiacerebbe proprio. E mettete un like ed iscrivetevi e attivate la campanellina. Mi sembra giusto. Anche perché, Ale, abbiamo scoperto che la metà delle persone che segue la mamma, cioè io, non è iscritta al canale. Ti sembra giusto? È quello che dicevano tutti. Bravissimo. Quindi cosa devono fare? Iscriversi o iscriversi? Iscriversi. Iscriversi. Sì. Ok. Vado a spreparare il tavolo, reimpasto la base della crostata, la metto in frigo e poi? Ci andiamo a guardare il film. E poi ci andiamo a guardare il film e noi ci aggiorniamo o dopo o domani. Allora, per questo video è tutto, io vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito, spero di avervi tenuto un po' di compagnia come al solito, cerco di condividere più che posso le mie giornate, di darvi qualche spunto utile su prodotti, su pulizie, su ricette, eccetera. Spero che vi faccia piacere. Per chi ancora non l'ha fatto, iscrivetevi al canale perché siete veramente tantissimi e non siete ancora iscritti, quindi iscrivetevi tutti! E se questo video vi è piaciuto mettete un like così io lo so e noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio, ciao a tutti, buonanotte e grazie.